32 anni fa, a Piazza Nicola Amore, moriva assassinato dalle Brigate Rosse il vicequestore Antonio Ammaturo. Con lui perse la vita anche Pasquale Paola, l'agente che aveva al suo fianco. La sua figura è oggi esempio di coraggio per le nuove generazioni di uomini impegnati al servizio dello Stato. Nel giorno del ricordo sono state deposte due corone d'alloro da parte del Comune e della Polizia. Una pagina buia, quella del nostro paese e della nostra città, attraversato da vicende oscure su cui si è fatto luce purtroppo ancora oggi solo in parte, grazie anche a servitori dello Stato coraggiosi come tra gli altri il dottor Alemi, che era anche presente qui. Quindi il ricordo deve rimanere, perché quelle pagine tristi non si possano più realizzare, perché si possa un giorno fare piena luce su quel momento storico così drammatico del nostro paese. La commemorazione del poliziotto, medaglia d'oro al valor civile, è poi proseguita presso la Cappella del Vasari, nella chiesa di Sant'Anna dei Lombardi, dove si è tenuta la quinta edizione del premio Ammaturo Legalità Città di Napoli. Presenti insieme alla figlia il prefetto Merolla, il sindaco De Magistris, il presidente emerito del Tribunale di Napoli Carlo Alemi ed il questore Guido Marino. L'impegno, quello non si celebra o non si fissa in un giorno dell'anno, in un giorno del calendario, ma si fissa tutti i giorni, si fissa tutti i giorni, si rinnova tutti i giorni e possibilmente si testimonia tutti i giorni. Questi sono momenti che hanno un'insidia, secondo me, la retorica. Bene, tutti i nostri caduti credo che di tutto abbiano bisogno tranne che di retorica. Nel corso della cerimonia sono stati inoltre consegnati attestati alle squadre di polizia giudiziaria che si sono particolarmente distinte per interventi ed operazioni contro la criminalità. Una testimonianza di vita vissuta e di amarezza, proprio perché purtroppo ci sono ancora troppi lati oscuri nella vita della nostra Italia. E questo è sempre una macchia per la nostra storia, quindi non possiamo mai arrenderci, non dobbiamo mai arrenderci e chiedere ad alta voce, dobbiamo urlare e pretendere che la verità venga fuori e che il segreto di Stato venga abolito.